che non si può far stare la gente per tanto tempo. E per questo che abbiamo messo l'Ave Maria, un po' per stuzzicarvi, per risollevare la vostra attenzione. Parlare di diritti violati è un problema molto duro nel momento che stiamo attraversando. Io mi sento fare molte domande, generale, ma veramente il cancello si è arrugginito? Perché questa è la domanda che avete posto stamattina. Generale, è andata via la luce, il Signore è caduto alla casa. Voi non vi siete accorti, ma la casa è caduta. La casa è a terra, non esiste più lo Stato italiano. E voi vi andate a preoccupare di tutte le cose, le radiazioni qua. Lo Stato italiano non esiste più, è morto. E quando un generale dei carabinieri il 21 dicembre si presenta al Quirinale e arresta Mattarella e non gli fanno niente, io non sono andato a arrestare Peppino Cacace, io sono andato ad arrestare Sergio Mattarella. Quel giorno è stato, io mi sono portato 18 padri di famiglia e sapevo bene quello che facevo, perché non sono pazzo, sono un generale nell'arma che conosce la legge. Sergio Mattarella non è stato eletto regolarmente, è un abusivo, un illegale. E allora mi sono mosso, sono andato io il 21 dicembre, i carrozzieri mi hanno riconosciuto perché mi vogliono bene i carrozzieri. L'unico handicap con i carrozzieri che li devo guardare così. E va bene. Ti viene il torcicollo. Signor generale, comandi, che cosa le possiamo essere utile? Fatemi scendere Sergio Mattarella. Perché, signor generale, lo devo arrestare? Signore, non stavo ripetendo andandomi a fare una passeggiata, stavo andando ad arrestare il vostro capo dello Stato. E voi dormite, perché vi fanno dormire, vi hanno narcotizzato, altro che radiazioni elettromagnetiche, il vostro cervello non esiste più, non funziona più, vi hanno distrutto il cervello. I corazzieri a questa mia domanda sono scappati. Scappati letteralmente, dopo neanche 5 minuti sono scesi in 2 persone in borghese. Lei chi è? Perché io sono risoluto, non è che perdo tempo. Lei chi è? Io sono un funzionario del Quirinale, bravo. Come si chiama lei? Non lo do il mio nome, si tolga dai piedi perché non parlo con gli sconosciuti. Fuori dai piedi! Lei che altro è? No, no, io sono un colonnello di carabinieri, è lei che ci sta a fare qui. Io curo la sicurezza del palazzo. Bravo! Dato perché lei si è presentato. Le do il verbale del resto che noi abbiamo preparato. Ecco, mi faccia scendere Mattarella perché lo dobbiamo arrestare. Risposta del funzionario: non è disponibile. Ma mica sono venuto qui anche. Cioè, signore, tutto questo è video, ripreso e mandato in onda. Ma io non è che sono venuto qui a giocare, a chiedere la disponibilità del presidente perché voglio giocare a carte con lui. Io sono venuto ad arrestarlo. Ha capito che sono venuto ad arrestarlo? Me lo faccia scendere subito giù! Non è disponibile, benissimo. Lei è un colonnello dei carabinieri. Un colonnello dei carabinieri in servizio, davanti a un'affermazione così categorica, se io avessi avuto torto mi avrebbe fatto arrestare immediatamente. È un ufficiale di polizia giudiziaria. Come si permette lei di venire ad arrestare un capo dello Stato? Bene. Questo qui, gli do il verbale, questo è il verbale. Io ho facoltà come cittadino, perché non sono più in servizio, ad arrestare il capogatto. Lei ha l'obbligo. Articolo 380 del codice di procedura penale. L'ufficiale di polizia giudiziaria che sorprende un usurpatore di potere politico lo deve arrestare. Perché non l'arresta? Qui c'è il verbale, stia attento che ho detto con lei. Nel momento in cui lo consegno questo verbale, lei rischia di andare in galera. Quando? Quando questo sistema cambierà, sarà buttato all'aria, lei andrà in galera, caro colonnello, perché lei lo sta arrestando il signor Sergio Mattarella. Io sono segnato il verbale e me ne sono andato. Andiamo alla caserma carabiniera a perfezionare gli atti, perché io non sono andato ieri. Dovevo completare gli atti alla stazione carabinieri di vicino. Abbiamo visto una statua di un carabiniere, di 2 carabinieri, c'è un giardino di fronte a quella. Ragazzi, facciamoci una fotografia. Questa è una giornata storica. Il popolo ha arrestato Mattarella. Di lì a poco arrivano 10 persone trafelate. Tutte, chi sono loro? Che cosa vogliono? Siamo della Digos. Ah, la polizia politica, mi dica che cosa siete venuti a fare. Vi dobbiamo identificare. Per che cosa? Mi dovete identificare perché ho arrestato poco fa Sergio Mattarella? Questi
sono i documenti. Ma non se ne parla nemmeno! Noi siamo venuti qui per identificarla perché state facendo una manifestazione non preavvisata. Lei è un bufone, io ho detto. Lei non è un funzionario di polizia, lei è un bufone! Sa benissimo che questa non è una manifestazione non preavvisata. Perché noi stiamo facendo solo due fotografie, non è una manifestazione. Io lo dichiaro in arresto per abuso d'ufficio. La dico, si è scappata. Di lì a poco sono arrivato il maresciallo, ha detto: maresciallo, andiamo, signor generale, venga con me. Abbiamo fatto il verbale di arresto, che è lì, nella caserma dei carabinieri di Roma Quirinale, arresto di Sergio Mattarella. Come si è comportato il popolo? Da vigliacco. Non è che ha detto viva il generale Pappalardo e viva quei ragazzi coraggiosi, ma che siete venuti a fare? Ma è una barzelletta, gli dovevate mettere le manette, e venivi tu a mettere le manette se avevi il coraggio. Bastardo e cialtrone, perché mi critichi? Quando il 383 mi dice il cittadino che sorprende uno in fragranza, lo dichiara in arresto, non gli posso mettere le manette, che fai? Il cittadino cammina, i manetti in tasca. Il cittadino che fa? Un ufficiale di polizia giudiziaria? Noi facciamo il verbale d'arresto. Poi devono essere i carabinieri, i poliziotti, i magistrati a muoversi. Non si sono mossi, ma dal 21 dicembre il verbale è lì e a me non hanno detto nulla. Che questo è il fatto più grave, mi sarei aspettato un avviso di garanzia per chissà qual era, ma hanno paura. Se mi mandano alla visita di garanzia devono fare il processo, e quando si va davanti a un tribunale con le carte in mano, che quello non è il Presidente della Repubblica, signori, noi dal 2006 non abbiamo Parlamento e Governo regolari, sono tutti irregolari. Abbiamo arrestato la Boldrini, abbiamo arrestato la Renzi, cosa fa la stampa? Tace. Io ho chiamato Feltri, col quale c'è una certa confidenza. Presidente, ma direttore, abbiamo arrestato Mattarella, non è uscita neanche una volta. Generale, lei deve sapere, mi hanno detto che devo tacitare tutto. Questa è la libertà di espressione che abbiamo noi in Italia? Ma che libertà avete che fanno vedere solo le solite cose? Non vedete che ci hanno rotto le scatole? Di Maio, Salvini, Berlusconi, Renzi, sempre quelle facce di cani che hanno distrutto l'Italia e stanno sempre lì, sempre lì, sempre lì, e la gente è così stupida che li va appresso e li va a votare. Io li vedo quando si dice arriva Berlusconi, tutti che lo leccano. Ma chi è Berlusconi? Ma l'avete ben pesato chi è Berlusconi? Aveva pesanti reati sulle spalle, è stato condannato, ancora lo mettono in circolazione. Ma chi è Renzi? Un altro cialtrone che è stato messo in mezzo dalla lobby di potere perché ci stanno togliendo tutte quelle libertà di cui voi stamattina avete parlato. Chi è Di Maio? Dove Di Maio era quello che doveva fare la rivoluzione? No all'euro, no all'Europa, no alla migrazione, no ai vaccini. Si è rimangiato tutto! Il cialtrone si è rimangiato tutto appena ha sentito l'odore di governo. E poi Salvini, che devo dire che è l'unico che oggi come oggi sta mantenendo una certa linea. Ho detto io non voglio questo, non voglio questo, ma almeno salva la faccia, non voglio l'immigrazione e lo mantiene. Non voglio stare questo euro, ma lo mantiene. Almeno è sotto questo punto di vista, lo guardiamo con una certa attenzione. Certo, andarsi a mettere con Berlusconi non è una cosa simpatica. Io, generale di carabinieri, con uno che è stato in galera per 4 anni, io non mi ci metterei vicino. C'è un articolo del regolamento generale dell'arma che dice non frequentare compagnie disdicevoli. E io lo faccio. Lui lo fa perché ci sono superiori interessi politici. Ma noi, vedete cari amici, noi non ci fermiamo. Noi abbiamo dato gli avvertimenti giusti. Io mi ricordo 3 giorni prima di arrestare Mattarella sono andato in questura. Ci ha ricevuto il capo di gabinetto. Signor generale, buongiorno, le posso offrire il caffè? In che cosa le posso essere utile? Fra 3 giorni arrestiamo Mattarella. Ora tu vai alla questura e vai a dire tra 3 giorni arresto Mattarella, io mi sarei aspettato qualcos'altro. Mi guarda il capo di gabinetto e dice noi le vogliamo molto bene, generale, però lei capisce che se lei va ad arrestare Mattarella glielo dovremmo impedire. Io abbiamo messo che lo andava ad arrestare alle 14.30, lui ha predisposto i servizi alle 14.30, siamo andati ad arrestarlo alle 11.30. Mi hanno detto fai in modo che non ci trovi a noi. E noi ci siamo comportati di conseguenza. Ma l'arresto l'abbiamo fatto.
Ora, che il popolo italiano vada a scaraventarsi contro questi eroi, signori, questi 18 padri di famiglia hanno corso il rischio di essere arrestati. Gli vuoi dire bravo? No! Ma che cosa avete con me? Non avete fatto niente, li dovete portare in carcere. Non è previsto dal 383, mica siamo ufficiali agenti di polizia giudiziaria. Gli mettiamo le manette e lo portiamo in carcere. Noi lo dichiariamo in arresto, poi loro devono proseguire. Un fatto è certo, tre giorni dopo che noi abbiamo arrestato Mattarella, il procuratore della Repubblica Gratteri, e non Peppino Cacace, signora, il procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, dopo aver arrestato 120 persone per collusione fra mafia e politica, ha dichiarato la situazione grave e drammatica. Tutto è diventato un malandazzo. Esorto la gente a scendere in piazza e nelle strade e a ribellarsi. Porca miseria. Ma non mica l'ha detto Peppino Cacace, l'ha detto un procuratore della Repubblica. Hanno tacitato pure lui. Silenzio! Ma un procuratore della Repubblica, un procuratore della Repubblica, fa un'affermazione di questo genere, che io almeno sono andato a arrestare a Mattarella, quella ha invitato alla ribellione, e la ribellione si può fare anche con le armi, signore. Le affermazioni di Gratteri sono molto, ma molto, ma molto più pesanti delle nostre. Che cosa vuol dire? Che la situazione è grave, è insostenibile. Si sono messi da via e ho detto non andate a votare. Perché in Sicilia c'è un bel detto: un date l'acqua a mala pianta, a così si secca. Non date l'acqua alla mala pianta perché così si secca. Voi andate a votare, ma io voto quello perché sono contro quell'altro, non tutti d'accordo, c'è. Perché loro, quando voi li andate a votare, gli avete dato il 70%. Questi si sono gonfiati il sedere, il popolo è venuto a votare. Imbecilli! E non avevo detto di non darli a votare, ve l'ho detto! Ma generale, ma lei cosa sta dicendo? Sta invitando la gente a non votare. Ma io sto invitando la gente a non votare perché il Rosatellum è illegale. Non potete votare un Rosatellum che è un delitto. Quando tu vai a votare e metti la X, sei complice di quel delitto, hai capito? No, 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 generale, andiamo a votare. Sono andato a votare al 70%, ho detto faranno la grande ammucchiata. Ma che dice? Non si metteranno mai quelli del Movimento 5 Stelle, si sono messi con tutti. Pure con PD. Il PD perde e quelli punti di mai ha avuto la faccia di culo di andare a cercare il PD. Ora devo dire la verità. In queste circostanze Renzi ha avuto più dignità. Almeno che ho preso la televina. Ha avuto più dignità rispetto a quel cialtrone pagliaccio, perché è un pagliaccio. Che nelle mani delle grandi, ma lo sanno tutti, è scritto sul web, e nelle mani di Sasson, che è un lobbista internazionale, amico di Soros. Il Movimento 5 Stelle è un raggiro internazionale, lo sanno tutti, pure i gatti, lo sapete cosa dicono, ma in effetti loro dimezzano i loro stipendi. E dove vanno questi soldi del Movimento 5 Stelle? Dei deputati? Al signor Casaleggio. E gli danno milioni di euro nelle mani di un cialtrone che non c'entra niente con la politica. Poi vai a vedere, io vado nel territorio, ma nel territorio che è il deputato? Uno del Movimento 5 Stelle. E cosa sta facendo? Niente. C'è questo, con 3.000 euro nel territorio cosa fai? Con 3.000 euro cosa fai? Affitti un cinema per fare un convegno, lo devi pagare, ma con 3.000 euro che ti serve a vivere a te, come fai a fare politica nel territorio? Vedete come Grillo li tiene per le palle a questi poveri di 200-300 ragazzotti che non possono fare politica sul territorio perché se la fanno diventano indipendenti. Ed è quello che teme Grillo, ed ecco perché gli dice dimezzate il vostro stipendio, perché così non siete autonomi e vi tengo per le corna. Vedete che è tutto una maledetta trappola per il popolo. Però per loro, sfortunatamente per loro, si forma il Movimento Liberazione Italia, nasciamo noi. Per caso mi sono incontrato a Padova con alcuni imprenditori, lavoratori. Dice, ah, stiamo morendo, che facciamo? Facciamo un'alleanza fra coloro che producono ricchezza sul territorio, imprenditori e lavoratori che si sporcano le mani, signore. Non è che come Di Maio non ha mai lavorato in vita sua. Gente che si sporca le mani tutti i giorni per lavorare. E i carabinieri e i poliziotti che producono sicurezza, li vogliono mettere insieme. Una prova,
Bene, la prova è andata bene. Gli imprenditori, i carabinieri, i poliziotti si sono messi insieme, hanno fatto un grande movimento. E hanno detto: che cosa facciamo? Un'operazione, la prima, restituire la sovranità al popolo italiano. Voi signori non avete sovranità, ve l'hanno rubata. Già dal 1948 ve l'hanno rubata. Perché se voi andate a vedere la carta costituzionale, che tutti osannano, viva la carta costituzionale, si è acchiappato alcuni calci nel sedere che volano. C'è scritto articolo 1, la sovranità appartiene al popolo, madonna mia, come sono contenta, andato via il re, il sovrano sono io, lei è regina, io il re, il re, lei è regina, lei è regina, siamo noi sovrani, e quindi il capo dello Stato è un nostro impiegato, il Parlamento è un nostro impiegato, noi siamo i padroni di casa, giusto? La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei limiti della Costituzione. Che vuol dire? Che mi potete limitare solo l'esercizio, faccio un esempio. Devo raccogliere, fare un referendum, tu mi imponi 500.000 firme, lo puoi fare, mi puoi imporre di raccogliere 500.000. Ma perché hai messo dopo l'articolo 75 in cui dici che il popolo non si può occupare di accordi internazionali? Ci avete fottuto l'80% della sovranità, perché oggi è tutto questione internazionale. Hanno fatto passare tutto, l'euro, l'Europa, Frontex, Maastricht, tutto hanno fatto passare, perché noi non contiamo un cazzo a livello internazionale, non contiamo niente. E quando arriva quel buffone di Grillo e dice faremo il referendum sull'euro, non lo puoi fare, scemo, non lo puoi fare, perché c'è l'articolo 75, noi ci siamo mossi, perché noi siamo uomini di legge, abbiamo denunciati fatta alla Procura della Repubblica di Roma, che è l'articolo 75, furto di sovranità, e abbiamo denunciato i 70 padri costituenti. Ci ha risposto la Procura della Repubblica di Roma, ci ha risposto, avete ragione, l'articolo 75 è stato messo a suo tempo perché gli americani, mentre facevano gli accordi internazionali, non volevano il popolo in mezzo ai piedi. Oggi questo articolo non si può più mantenere, è una bestemmia costituzionale. Però noi magistrati, più che dirlo, non possiamo, perché dovrebbe essere il Parlamento a togliere l'articolo 75. Secondo voi Di Maio toglie l'articolo 75? Non ne hanno mai parlato. Della cosa più importante, la sovranità del popolo, con cavolo che ne parla! Voi dovete continuare ad essere schiavi! Schiavi e schiavi! E allora l'articolo 75 non si tocca. Se l'articolo 75, signore, si toglie, noi diventiamo potentissimi, non possono più soffrirsi il naso perché li facciamo a pezzi, perché immediatamente il popolo si esprime, quella cosa tu non la fai perché non mi piace. E invece oggi siamo castrati totalmente, però abbiamo avuto un riconoscimento, il primo movimento in Italia che ha impugnato l'articolo 75, il Movimento Liberazione Italia. No, siamo stati noi, cari amici, non il Partito Comunista, il Partito Socialista, eppure a quel tempo, cavolo, sono passati gli anni, la Democrazia Cristiana, la Lega Nord, il Movimento 5 Stelle, nessuno ha toccato l'articolo 9, sì. Vedete quanto è importante il Movimento Liberazione Italia? Siamo importantissimi. E poi abbiamo detto, scusate, ma nel 2014 mi pare che è uscita la sentenza dalla Corte Costituzionale che dice che questi sono stati eletti col peucellum, che è anticostituzionale. Ma perché non ve l'andate? Ancora là state. E loro se ne fregano e rimangono lì. Siccome c'è l'articolo 66 che devono essere convalidati e non sono stati nemmeno convalidati, il capo dello Stato è stato eletto con un Parlamento di non convalidato, siamo andati a restare a Mattarella. Non ci hanno detto niente perché abbiamo ragione. Il Movimento Liberazione Italia ha ragione. Se ne debbano andare, a pedate nel culo se ne devono andare, perché anche se sono stati eletti con il Rosatellum è stato fatto da parlamentari non convalidati, per cui è una legge non valida e per cui devono essere arrestati tutti. Devono essere arrestati tutti. Noi il 10 maggio andiamo davanti a Palazzo Montecitorio e io dico a voi, uno mi ha fatto la domanda, che dobbiamo fare in generale? Posso dirlo brutalmente, le signore mi scuserà, alzare il culo e venire il 10 maggio alle ore 9 a Piazza Montecitorio a invitare gli amici, che è una giornata storica, perché se noi andiamo lì, signori, e i carabinieri e i poliziotti, perché io l'11 settembre ci sono andato, il 18 ottobre pure, c'era il commissario, ho detto qui c'è il verbale di arresto di tutti i parlamentari. Lo sapete cosa mi ha risposto il commissario? Siete pochini, generale, siete solamente 1.000-1.500 persone. Se fosse stati di più,
noi non vi avremmo impedito di entrare. Siete un po' pochini. I carabinieri e i poliziotti stanno aspettando il popolo che entri lì dentro, come è successo in Romania, che li hanno buttato nei cassonetti dell'immondizia, con una differenza, che quelli avevano sbagliato solamente una politica. Questi sono illegali, fuori legge, banditi. Ancora peggio. Questi sono ancora in una situazione peggiore. Ed ecco perché noi ci presentiamo. E lo dico a voi, poche chiacchiere. Tutti lì, e non ci toccheranno con un dito, perché noi andremo con i fiori in mano. Porteremo dei crisantemi per loro. Perché noi ci presenteremo con i crisantemi in mano per dire a loro, basta, ma lo volete prendere in giro 2 mesi? Che state chiacchierando, sta morendo l'economia, la gente che non lavora. Signori, io sono stato chiamato di gran corsa a Vittoria, dagli agricoltori di Vittoria, perché uno di loro si era suicidato. Sono andato lì, che è successo, generale? Non è che hanno chiamato Di Maio, non è che hanno chiamato me. Ditemi, ragazzi, io non ce la facciamo più, il nostro prodotto non lo riusciamo più a piazzare. I nostri pomodori, i migliori del mondo, vengono soppiantati da quelli spagnoli, da quelli dei tunisini. Stiamo morendo di fame, generale. Che cosa dobbiamo fare? Organizziamoci, andiamo, vediamo. E qualcuno ha detto, ma io non posso venire a Roma perché non ho i soldi, perché noi non abbiamo i soldi di Berlusconi a pagare gli autobus, signora. Allora noi diciamo alla gente, vabbè, non potete venire a Roma, fate la vostra manifestazione a casa vostra, vi mettete con una bella sedia e vi mettete lì e dite, io manifesto, perché oggi c'è una grande giornata. Saremo tanti, avrete vinto, avrete vinto, perché vi daranno tutto, vi daranno tutto, e vi daranno soprattutto la proprietà della moneta. Signori, un popolo che non ha la proprietà della moneta vale un fico secco. Voi non siete padroni di questa moneta. Se vedete bene questa moneta, non c'è nessun proprietario. C'è dentro. Dove? Lo vedrete, c'è scritto in un angolino che non si vede nemmeno, BCE, che io posso leggere anche, bravi, coraggiosi e forti. Che vuol dire BCE? Perché non lo metti per esteso. È una moneta fasulla che danno a noi, e noi la dobbiamo in qualche modo prendere. Dobbiamo prendere le cose, signori. Non andavano così. Per esempio, il dollaro americano, che vi faccio vedere perché ce l'ho qui, eccolo, the United States of America. Gli americani sono i padroni di questa moneta, il popolo degli Stati Uniti d'America. Ma era così anche per noi? Eh no, signori, quando c'era il re, la moneta era del Regno d'Italia. Quante erano? 5 lire. Regno d'Italia, la faccia pure del re. Eravamo noi i padroni della moneta. Poi è arrivata la Repubblica, hanno tolto re e Repubblica e hanno messo Banca d'Italia. Ma almeno c'era scritto Banca d'Italia. La padrona era la Banca d'Italia. Mi ha fatto male lo Stato a regalare la moneta alla Banca d'Italia, perché poi c'è l'accordo dell'81 fra Andreatti e Ciampi, che impone poi alla Banca d'Italia di non stampare più la moneta per lo Stato, e limita lo Stato inesorabilmente. Voi capite che davanti a una situazione di questo genere noi siamo in una situazione di grande perdizione. Cosa fanno i figli di buona donna dei politici? Il popolo non ci segue più per votarci. Perché prima io ero comunista, votavo Partito Comunista, avevo un'ideologia, ci credevo. Ero socialista, votavo socialista. Ero democristiano, oggi non ci crede più nessuno. Per cui se tu vai da una persona, signora, mi dai il voto? E tu che mi dai? La prima risposta, la prima domanda che ti fanno è tu che mi dai? L'ha capito Renzi, molto intelligente. Prima dell'europeo ha dato 80 euro. 40%. Signori, Renzi ha preso il 40% con 80 euro. Sono arrivati quelli del Movimento 5 Stelle, mo' del sistema io. E io do il reddito di cittadinanza. Arriva per Berlusconi, io do 1000 euro pensionate, io do qui, io do tutte.
delitti di estorsione politica da metterli in galera, tu stai comprando i voti, peggio dei mafiosi. L'organizzazione politica oggi è partitica, è mafiosa, perché compro i voti con i soldi e lo faccio sfacciatamente, apertamente, mentre non dovrebbero fare, dovrebbero solamente preparare un programma politico e non dirti ti do i soldi, perché siamo nella immondizia. E a questo punto arriviamo noi e diciamo: noi se prendiamo il potere non diamo, togliamo. Che vuol dire generale? È molto semplice. Io, chi si è preso i miei 5 io oggi devo costruire un ospedale, mi occorrono 150 milioni di euro per esempio. Cosa faccio oggi? Metto le tasse. Voi pagate. Oggi voi pagate 100 tasse, le abbiamo elencate. Ogni cittadino paga il 70-75% del suo stipendio. Non pagate il 30, 33, 40, 43. Voi pagate il 70%, perché se ci mettete l'acqua, la luce, tutto il resto, voi pagate il 70%. Vivete solo col 20-25-30% di soldi. Vivete solo con quello e non con nient'altro. Noi abbiamo detto altro. Oggi io faccio una strada, faccio le tasse, assumo il valore, vado in banca, alla Banca Europea. Mi dai 150 milioni di euro per fare l'ospedale e la Banca Europea mi dà 150 milioni di euro. Ma quei 150 milioni di euro a loro sono costati 100 euro perché hanno pagato solamente la carta, la tipografia, la stampa. Non è che hanno prodotto beni e quindi pretendono da me 100 milioni di euro, mi stanno dando carta e io pago il debito pubblico in questa maniera, che è arrivato a 2.400 miliardi di euro e continuo a pagare. Ognuno di noi ha sulle spalle, signora Re, non lo sa, io lo dico io, non si suicidi, 37 mila euro di debito, lo dico sulle spalle, ognuno di noi. Siamo arrivati noi e abbiamo detto: ah, facciamo una cosa molto semplice, tagliamo la testa al toro, e invece di fare voi la moneta, la facciamo noi. Ecco la moneta nostra, 50 Italo, Repubblica Federale d'Italia. Eh sì, perché noi vogliamo cambiare lo Stato, perché se non cambiamo lo Stato, signora, siamo morti. Come mai la Germania, finita la seconda guerra mondiale, molto intelligentemente uscita da una dittatura e da una guerra persa, ha fatto uno Stato federale, che è una potenza, perché la Repubblica Federale è una potenza. Noi abbiamo fatto lo Stato unitario e poi abbiamo messo le 20 regioni, 20 associazioni a delinquere che stanno rubando tutto. Lo sanno tutti che le 20 associazioni sono da eliminare istantaneamente. Noi le elimineremo. Guardate che bella moneta, l'ho fatto vedere al mio assistente musicale, si è messo a piangere. Quando c'era, che bella moneta, finalmente c'è scritto Repubblica Federale d'Italia, perché noi vogliamo la Repubblica Federale, eliminando tutti questi consigli regionali, quanto pappano, 8.000 comuni, quanto pappano, basta. Cerchiamo di stringere e tagliare. Avessimo un sacco di soldi, signora, io invece di 20 regioni me ne faccio 60. Ma non ho neanche gli occhi per piangere, mantengo questi morti di fame che lì in Sicilia a Paneletto si sono raddoppiato lo stipendio. Ma va, porca puttana, stiamo morendo di fame e tu ti raddoppi lo stipendio, vici che noto con cainomane, continua ancora a rompere le scatole e la gente sta zitta. Noi partiremo con questa moneta, è molto semplice. Noi siamo... se può girare la moneta. Sì. No, no, la moneta è una bella moneta. Bene, devi sapere, dovete sapere che se io stampo la moneta non ce lo spendo niente, perché ti devo far pagare le tasse? C'è bisogno? L'ho stampata io la moneta, no, perché ti devo far pagare? E io ammazzo tutte le tasse. Ora signora, se lei non paga le tasse o ne paga ne paga solo il 10-15%, lei mi bacia le mani? Perché lei si trova uno stipendio in mano enorme. I pensionati, per esempio, non vengono più toccati e hanno tutta la pensione in mano. Voi pensate che questo sia una sbarzelletta o una cosa seria per salvare il paese? Invece di dare il reddito di cittadinanza, io recupero il denaro non facendovi pagare le tasse, o facendovi pagare
in maniera irrisoria, si parla dell'8% all'anno, 8%. Abbiamo il piano, non studiato da me, io sono un generale dell'arma, da grossi professori di economia come Marco Saba, come Stefano Freddo, gente con i cosiddetti. Ha detto generale, noi in 2 anni chiudiamo il debito pubblico. E in questa maniera la gente si ritrova lo stipendio sano in mano, ma gli stessi imprenditori, non pagando le tasse, dimezzano il costo dei loro prodotti. È normale. Io non pago le tasse, invece di far pagare un cetriolo un euro, faccio pagare 50 centesimi, perché mi costa di meno. E io che già prendo tutto lo stipendio, vado al mercato e pago la metà, è come se mi avessero raddoppiato lo stipendio. Ci vuole tanto a fare un'operazione di questo genere? No, comanda l'Europa, comandano le lobby di potere, dobbiamo essere schiavi. E allora il generale Pappalardo dice una cosa sola: io la mia buona volontà ce la sto mettendo tutto, corro il rischio anche di essere arrestato. Pensate che il procuratore, il questore di Milano, appena io ho arrestato la Boldrini, mi ha mandato un avvio di procedimento per il foglio di via obbligatorio nei miei confronti, che solitamente si mette solamente nei confronti dei mafiosi. Sono andato a prenderlo a calci nel culo, lo ha ritirato immediatamente. Dico, ma lei che cazzo si crede di essere? Di prendere il foglio di via a un generale dell'arma perché sta facendo il loro dovere? Oh, abbiamo sbagliato, archiviato. Ma come si può operare in un sistema di questo genere, che se tu ti metti contro il sistema ti vengono tutti addosso? I carabinieri sono più signori, ma anche i poliziotti, perché i poliziotti che incontrano la strada, il generale, siamo con lei, forza, porco Giuda. Pensate che ero a Costa Villare, ero le 2 di notte, signore, ero stanco morto, perché io viaggio da solo, io non c'ho soldi, non è che mi posso pagare l'autista. Che dicono, ah, Di Maio, lui spende poco, 400.000 euro ha speso per le sue attività politiche, io 2.000 euro, e mi attaccano, e mi attaccano pure, ma lei 2.000 euro, quello 400.000. Vabbè, ognuno naturalmente ha la sua croce. Bene, mi trovavo a Castrovillare, mi sono fermato per prendere un panino, ero stanco morto, dovevo arrivare a Palermo, improvvisamente entrano 3 poliziotti dalla stradale, appena mi vedono. Tutta la gente che si urtava, che succede? Generale, facciamoci tutta la fotografia, chiamiamo i nostri colleghi della centrale, facciamoli venire tutti qui a farti la fotografia. Ui ragazzi, tutto pagato da noi. La gente meravigliata, ma chi è questo? Ma chi è questo che i poliziotti amano così tanto? Perché uno deve essere coerente, uno deve avere una faccia sola, allora la gente ti riconosce il t'abbraccia. Quante volte mi sono commosso quando ho aiutato i pescatori di Lampedusa, perché aiuto tutta la gente. Ero a Lampedusa e una sera stavo tornando con la borsa in mano, mi sento un motorino dietro le spalle. Mi sono preoccupato, perché sono sempre un carabiniere che sto motorino a strada e semibuia. Questo si avvicina, un vecchio pescatore. Le volevo dire una cosa, generale, dimmi caro, i pescatori di Lampedusa mi vogliono bene. Quanto costa questa frase? Quanto costa questa frase, signora? I pescatori di Lampedusa le vogliono bene, glielo dicono a Bertinotti, gli operai della Fiat le vogliono bene, eh? Oppure non glielo dicono e se lo vedono lo buttano a mare, perché bisogna avere anche la forza e il coraggio di essere coerente. Io quando il mio comandante generale ha sbagliato ho detto, che fa? Ma come, ti hanno mandato l'avviso di garanzia e tu rimani ancora a fare il comandante generale? L'ho fatto a pezzi, te ne devi andare. Questa è coerenza. E lui mi ha detto, perché mi attacchi? Perché se io non ti attacco, io non posso più camminare, perché la gente mi dice, come? Un fatto così grave nella tua arma, tu non intervieni. Io devo camminare a testa alta davanti a tutti. A testa alta davanti a tutti. Ed è questo che dico a voi. A me non mi possono toccare un pelo, perché questa giacca me la sono comprata io con i miei soldi. Questi occhiali li ho comprato 12 euro alla farmacia, perché di più non posso pagare, perché io sono fatto così. Quando qualcuno mi ha detto, ah, ma tu prendi il generale, io prendo 3.800 euro di pensione al mese, generale di brigata dei carabinieri, dopo 42 anni di servizio, mi rompe le scatole che il barbiere della camera prende 9.500 euro. E voi capite che per questo, perché taglia i capelli ai deputati, si prende 9.500 euro. Io dopo 42 anni, la lotta contro la mafia, la camorra, l'andrangheta, contro il
dobbiamo prendere dal 1800, perché lo Stato è così, è uno Stato che non vale niente. Io vi do, ma avete fatto una domanda, più di uno, mi hanno fermato il cenare che dobbiamo fare, c'è una sola strada, cari amici, quando si tocca la legge non si perdona, questi sono fuori legge. Mattarella è il più responsabile di tutto, si mette con quella faccina, tu dici che bravino con questa faccina, non è così, signori, perché noi carabinieri poi sappiamo tante cose e scopriamo che il padre di Mattarella, Bernardo Mattarella, era uomo d'onore della famiglia di Castellammare del Golfo, uomo d'onore, e questo l'ha detto Francesco Di Carlo, un grande pentito che era paragonabile per credibilità a Buscetta. Ha detto il papà di Mattarella, uomo d'onore della famiglia di Castellammare. E quando hanno ammazzato Piersanti Mattarella, la verità non l'hanno raccontata, perché il papà mafioso, attenzione, apriamo una parentesi, nel diario di Amintore Fanfani, che non è un pentito, è scritto 7 dicembre 1963, il papà di Bernardo Mattarella è un mafioso. O lo dice pure Amintore Fanfani, non è mica un pentito Amintore Fanfani. Quindi è accertato che il padre del capo dello Stato è un mafioso. E va a celebrare Borsellino, Falcone, con quale coraggio ti presenti davanti a quei santi uomini, a quei uomini che sono morti per lo Stato, e ti presenti lì, ma io devo andare a schiaffo, vattene via, tu che sei figlio di mafioso. E come mai è stato ucciso Piersanti Mattarella? Lo dicono, ma i giornalisti sono tutti venduti, perché il papà Bernardo Mattarella è andato alla mafia di Palermo, gradirei che mio figlio venisse eletto presidente della Regione Siciliana. Un tale si incalò, chiamato Totò Riina, che aveva scelto Vito Ciancimino. Aveva scelto Vito Ciancimino e disse: no, avete dato lo sgarbo, ammazziamo Piersanti Mattarella. Qualcuno si è inventata la storia che Piersanti Mattarella è stato ucciso dalla mafia perché l'ha fatto qualcosa contro la mafia. Portatemi un atto. Lui è stato circa un anno presidente della regione, me lo portate, mi fate vedere l'atto che ha prodotto contro la mafia e io vi credo. Non ha fatto niente. Allora Piersanti Mattarella, poveraccio, non c'è da nulla, perché veramente era un gran bravo ragazzo, è caduto in una trappola ordita da quel mascalzone del padre Bernardo Mattarella. Ma la responsabilità di Mattarella è che lui nel 2014 è il giudice della Corte Costituzionale e lui suo pugno firma la sentenza della Corte che dice questo Parlamento non è costituzionale, se deve andare. E tu l'anno dopo, tu che sei stato giudice di questo Parlamento e lo hai delegittimato, accetti i voti e diventi Presidente della Repubblica. Scusate, lo devo dire. Ma dove minchia sia? Tu sei il Presidente, tu eri il giudice di questi parlamentari. Accettando la nomina, le elezioni, li hai delegittimati, mascalzone che non sei altro. Lui dove risponde: scusate, vi chiedo scusa, ma io vi ho giudicato. È come se il Presidente di un tribunale condanna una società al fallimento e l'anno dopo diventa presidente di quella società. Ma scusa, ma dove siamo? Questo si chiama bordello a casa mia, non istituzioni della Repubblica. Noi siamo nel bordello! E ve lo dice un generale dell'arma, attenzione a queste cose, ma le sto dicendo così, c'è la camera è chiusa, l'ho detto in televisione, tutte le TV private, perché quel porco di Vespa mica mi invita, perché se vado da Vespa faccio saltare porta a porta, non mi invita! E io l'ho detto, il primo che verrà arrestato, ad arrestare appena finito il regime cambia, verrà arrestare te, perché tu sei che sei giornalista, devi dare le notizie, non che tenete le notizie celate, tu, Mentana, la Gruber, vi verrò a prendere a uno per uno e vi sbatteremo in galera, perché non potete chiudere le notizie al popolo. E voi, ricordate, voi siete il popolo sovrano, avete diritto ad essere informati. Voi siete il re e le regine. Signora, lei la regina ha diritto di essere informata. E invece questo non fanno nulla. Tengono tutto nascosto. Noi del Movimento Liberazione Italia andiamo avanti. Chi siamo? Avvocati, agricoltori, pescatori. Uno di un pescatore a Lampedusa mi ha detto: andate ad arrestare il capo dello Stato. La prossima volta ci vengo io. Ma prendo l'aereo da Lampedusa, vengo io.
perché ormai la gente sa. Ecco perché Mattarella non mi attacca, perché sa benissimo che il generale Pappalardo, se attaccano il generale Pappalardo, il giorno dopo entriamo tutti in Quirinale, e lui deve stare al Quirinale il più a lungo possibile nel silenzio più assoluto. Io vi devo informare, il mio compito è quello di informarvi e dirvi che non ce ne stiamo con le mani in mano. Il 10 maggio noi signori ci giochiamo tutto, questi si stanno giocando l'Italia, perché stanno tenendo fermo per 2 anni il governo e il Parlamento, perché ci sarà la riunione della segreteria della Bilderberg che deve decidere come deve essere trattata l'Italia. Troveranno il solito scemo tipo Monti che per 1 anno terrà l'Italia bloccata con questi passerotti che si alzuffano fra di loro. Noi abbiamo bisogno di sbloccare questa situazione, di non sottostare. E ecco perché dico agli amici, non state con le mani in mano, ma non perché dovete fare un favore a me. Sì, io faccio quella musica. I miei assistenti musicali certe volte mi telefonano: maestro, dobbiamo fare Turkish Symphony, ma li mandi a fanculo a tutti quanti e venga a fare musica, tanto quelli sono pecoroni, non la seguiranno mai. E io dico: ragazzi, il popolo è il popolo, va rispettato. Ma che cavolo state dicendo? Maestro, faccia musica, che è meglio, perché almeno impiega bene il suo tempo. Io non ho bisogno. Il generale si presenta perché si deve candidare. Mi sono candidato? Mi candiderò? Non ho bisogno della mia musica. Quando tu vedi quella gente che ti batte le mani e qualcuno si mette pure a piangere davanti a questa Ave Maria, ma tu che vuoi? Io ricevo queste soddisfazioni, mi metto lì alla Camera dei Deputati: onorevole Presidente, ma vattene, va, onorevole Presidente, ma vai a fare qualcos'altro che è molto meglio per la cultura del mondo. Io vi faccio una richiesta. Noi siamo lì. Signori, il 10 maggio dobbiamo essere in tanti. E vi dico con molta franchezza che sarò provocatorio. Non tutti, ma almeno 10. Ci legheremo, signori, ci metteremo le manette e diremo ai poliziotti e ai militari che stanno lì davanti a noi: signori, 2 sono le cose, o abbiamo indovinato l'arresto e dovete andarli a arrestare, oppure abbiamo sbagliato l'arresto, allora noi siamo pronti arrestati. Moriranno nel momento in cui vedranno un generale dei carabinieri con le manette ai polsi, perché io dirò: a questo punto ho sbagliato, ho fatto un delitto, arrestatemi. Succederà il bordello quel giorno. Se dietro c'è poi la gente che dice: generale, ma che si arresta lei? No, non devono essere arrestati. Allora i carabinieri cominciano a sbandare. Guardate, già una volta mi è capitato per difendere gli agricoltori di Latina. Signori, io difendo un po' tutti, sono nato. Bene, ho difeso i lavoratori, gli agricoltori di Latina, e c'erano i carabinieri lì. E noi che ballavamo: vai via! A un certo punto ho visto i carabinieri che facevano: voi ragazzi, per cortesia, state buoni, che voi siete l'unico, queste cose non le potete fare. La gente non ne può più. Ma vi ricordate nel 2013 che i poliziotti si sono tolti i caschi? Sì. La gente non ne può più. Però giustamente aspetta il segnale. Voi siete i sovrani. Se il sovrano non viene, ma che volete? Voi siete i sovrani. Dice: ma generale, mi è morto il gatto. Ma chi se ne frega del gatto? Ma generale, mio figlio c'ha la varicella. Cristo ha detto una parola pesante quando ha radunato tutti per andare a protestare contro l'ingiustizia dei potenti contro gli umili. Uno si avvicinò e dice: scusami Cristo, devo andare a seppellire mio padre che è morto. Lo sapete cosa ha risposto Gesù Cristo? Che i morti seppelliscano i morti, tu vieni con me. E aveva ragione lui, perché dopo 2000 anni, i cristiani in tutto il mondo, nonostante papi e cardinali, sono 2 miliardi. Vuol dire che quell'uomo ha dato il giusto messaggio. E una cosa ve la voglio dire, importante per me, molto. Avete visto che stanno cambiando idea su Maria Maddalena? Maria Maddalena era la mignotta, era la prostituta, era l'adulta, e mo invece non lo era. Non lo era.
Io naturalmente che sono un compositore musicale, vado a studiare la storia di questa donna. Era una santa donna. Era l'apostola preferita, non l'amante di Gesù Cristo, nella moglie. Guardate, Gesù Cristo non si poteva sposare. Voi non leggete bene il Vangelo. Vi posso dare un consiglio. Accanto al letto, mentre dormite, mettetevi i Vangeli. E invece di farvelo spiegare dai preti che non capiscono niente, leggetelo voi direttamente. C'è scritto tutto lì e vi descrive un Cristo che loro non vi fanno conoscere. E c'è un punto bello di Cristo che cammina, una donna poveretta voleva essere guarita, lo tocca di dietro e gli tocca il mantello. Lui si volta e dice testualmente: chi mi ha sottratto energia? Ma che cosa aveva suo uomo? Che energia aveva particolare? Chi mi ha sottratto energia? Era un uomo portentoso, era figlio di Dio, il caso è chiuso, ma comunque se non era un figlio di Dio era un uomo portentoso, aveva delle energie particolari che se tu lo toccavi guarivi, porca miseria, ci fosse oggi così lo toccheremmo tutti. Bene, Gesù Cristo, quando ha visto che al momento, ecco una cosa molto importante, lo volevo dire, io ho musicato l'intero Vangelo di Matteo, 5 ore e mezzo di musica, quando volete, in 8 serate, perché non si possono sentire 5 ore e mezzo tutte, ma in 8 serate vi faccio sentire tutto il Vangelo di Matteo musicato, e ho visto qualcuno che al tempo mi ha detto: non ci credevo, generale, da domani comincio a crederci nuovamente con quella musica che lei ha messo. Bene, io mi sono accorto di un fatto: Gesù Cristo era solo, era un uomo solo. Al momento opportuno non lo capiva nessuno. Quante volte rimproveravi voi i suoi apostoli? Maronna mia, non avete capito niente, e ve l'ho detto 1000 volte, ma non capite niente. E poi la solitudine viene fuori al momento della morte, gli apostoli scappano, la folla che aveva avuto benefici, erano stati guariti, scappata, i familiari scappati, perché nel momento in cui Cristo è morto è venuto un estraneo, Giuseppe d'Arimatea, a prenderlo e a seppellirlo. Se c'erano i familiari lo portavano, no? Perché è intervenuto Giuseppe d'Arimatea? Perché non c'era nessuno. È Cristo che poi lancia quell'urlo prima di morire in aramaico, è riportato ancora in aramaico, perché l'ha detto veramente: Eli, Eli, Lema, Sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È stato abbandonato da tutti, quel povero uomo, morto come un disgraziato là. Però, dice Marco, lo dice Matteo e lo dice Luca, c'erano alcune donne che guardavano da lontano la crocifissione, le donne fedeli che non hanno abbandonato quel poveraccio. C'erano alcune, fra cui Maria di Maddala. Chi è sta Maria di Maddala che spunta improvvisamente verso il finale dell'opera e nessuno se n'è mai occupata? Era una donna che capiva molto il maestro e gli era molto devoto, perché aveva capito, era una donna intelligente, Maria di Maddala, non era una pescatrice, era una donna danarosa che aveva un sacco di soldi, non poteva essere né prostituta e nemmeno adultera, perché non era sposata, e seguiva il maestro. Bene, c'è il momento straordinario della resurrezione, lo racconta Marco in maniera sapiente. Marco è quello che non racconta le serie, leggende, l'angelo che scende dal cielo, il terremoto. Marco non racconta nemmeno della fanciullezza di Gesù Cristo, lui inizia con la battesimo di Giovanni, per dirvi com'è, cronista, giornalista, che dice quello che ha sentito, ha visto e ha toccato con mano. E dice: il giorno dopo il sabato, 3 donne, Maria di Maddala, Maria di Cleofa, Salomè, la moglie dei figli di Zebedei, andarono al sepolcro, perché era d'uso degli ebrei pulire il corpo prima di seppellirlo definitivamente. Loro andarono, pulivano il corpo, chiudevano e lo per riaprire poi la tomba, perché il corpo non veniva chiuso in una cassa, veniva steso su una pietra, pendato. Un anno dopo il corpo si era essiccato, loro prendevano le ossa e le mettevano nell'ossario. Questa era la sepoltura secondo gli ebrei. Bene, le 3 donne vanno lì, non c'era la madre, ripeto, Maria di Maddala, Maria di Cleofa,
Salomè, la moglie dei figli di Zebedeo. E mentre camminavano dissero: chi ci aiuterà a spostare la pietra? È pesante, noi siamo povere donne. Questo che significa, che voleva significare? Che fuori da altro poco, non ce ne sono. Arrivano le donne e trovano la pietra spostata. Matteo dirà, 10 anni dopo, che copierà per il 70% Marco, che c'è stato un terremoto. Non è vero, perché se ci fosse stato un terremoto l'avrebbe detto Marco, che aveva scritto 10 anni prima. Lo trovano aperto. Chi l'ha aperto? Le donne ovviamente rimangono angosciate. Qualcuno è entrato, ha violato la tomba, si è portato via il corpo del maestro. Entrano lì dentro e il corpo non c'è. Disperate le donne. Quando vedono un giovane in un angolo, non un angelo, con Marco, Matteo diventerà angelo, ma non è un angelo, è un giovane. E Marco dà delle indicazioni: era giovane, aveva una veste candida, forse voleva dire che non era ebreo, e quando vide, ed era alla destra di non so che cosa, quando vede Maria di Magdala dice: è risorto. Madonna mia, uno che fa un'affermazione di questo genere, a dire è risorto vuol dire che l'ha vista, se no non l'avrebbe detto è risorto. Maria di Magdala esce, le altre due donne scappano, Maria di Magdala rimane sola, piangente davanti alla tomba, quando improvvisamente sente la presenza di una persona dietro le spalle. E questa persona gli dice: donna, perché piangi? E lei dice: hanno ammazzato il mio maestro, purtroppo non troviamo il corpo, se ce lo potete riportare. Lei l'ha scambiato per il giardiniere. E lei ancora non aveva ben visto l'uomo. Quando sente una parola, mentre lei è portata, una parola: Maria. Maria. Nostro Signore l'ha chiamata per nome. Maria. Lei ha capito, si è buttato ai suoi piedi e lo ha detto: vai a avvertire che sono risorto. Ora la domanda che io mi faccio: perché nostro Signore è apparsa a questa donna? Non è apparsa a Pietro, non è apparsa a Giovanni, non è apparso neanche a sua madre, ma è apparsa a lei. Ci ha dato un'indicazione, ci ha detto che lei era il futuro dell'umanità. Le donne dovevano giocare un grosso ruolo nello sviluppo dell'umanità. E noi del Movimento Liberazione Italia, oltre ad aver fatto quest'opera, indichiamo la donna come il punto di riferimento per lo sviluppo di una nuova umanità. Sappiatelo, il Movimento Liberazione Italia si gioca molto sulle donne, perché Maria di Magdala ha avuto il segno da nostro Signore. Tu sei la mia discepola perché a te sono apparso per primo. Cosa hanno fatto gli uomini? L'hanno fatta passare per mignotta, adulta, gli hanno letto di tutti i colori, l'hanno ridotto uno straccio. Dopo 2000 anni forse ci siamo sbagliati. Forse ci siamo sbagliati con Maria di Magdala, fate paura. Perché il Papa doveva essere una donna, no un uomo, ma dovete comandare voi. Noi del Movimento Liberazione Italia diciamo in maniera chiara e tonda: siamo un grande movimento. Perché capovolgiamo tutta la situazione. Repubblica Federale, moneta nostra. Noi non giochiamo a carte come quelli del Movimento 5 Stelle che cominciano a dire prima euro, no, sì, pollo. Noi non facciamo questi giochi, Signore. Noi vogliamo cambiare il paese e il mondo. E concludo. A me è cantato un fatto molto curioso. 5 minuti te li devo rubare. 5 minuti. Ero a Palermo 6-7 anni fa. Passeggiavo, sarò volevo uccisse, passeggiavo, e quando un artista è sfaccendato è pericoloso. Voi agli artisti vi dovete fare sempre lavorare. Maestro, vi faccio un'opera. In quel momento camminavo per Palermo, un certo punto, a carattere cubitali, convegno sulla grave crisi economica mondiale, parla un professore esperto in economia, svizzero. Ho detto: ma non deve essere una cosa seria. Avessi detto italiano, il solito buffone, o il solito assessore che parla, o il solito deputato, una cavolata. Mi sono fermato, ho fatto bene, perché questo ha cominciato a parlare. E ha detto: signore, la grave crisi economica mondiale, stampatevele bene queste parole nella testa, se no non avete capito nulla, perché noi siamo nati.
la grave crisi economica mondiale è quasi, quasi del tutto irrisolvibile, perché aumentano gli uomini, diminuiscono le risorse. Per farvi capire la drammaticità del momento vi faccio una metafora. Supponete che tutto il mondo sia sopra un apparecchio. Questo apparecchio del mondo è portato da un pilota automatico. Attenzione alla simbologia. Gli statisti di tutto il mondo stanno nella classe di lusso, a svevazzare, a mangiare, a prendere in giro i popoli. I popoli in fondo all'apparecchio, a vivere e a soffrire. Questo apparecchio, bene o male, questo pilota automatico, mia bella signora con gli occhi celesti molto belli, i complimenti bisogna farli, ma non bisogna farli, Questo apparecchio è andato bene per circa 50-60 anni. Negli ultimi 10-15 anni sta sbandando paurosamente, potrebbe cadere a terra da noi, dalla Madonna mia. Cade il mondo, siamo morti tutti, già si parla di miliardi di morti se si verificano certe catastrofi. Bene, alzo il ditino, mi scusi professore, in fondo, sì, mi dica lei. E lei cosa propone? Per non far cadere l'apparecchio, è arrivato il momento di cambiare il pilota, bisogna mettere un pilota umano. Mi scusi, professore, c'è un pilota umano capace di portare questo apparecchio? No! Madonna! Tu mi dici che bisogna cambiare, non c'è un pilota umano? Nemmeno Obama, perché era presidente della... No, perché è un uomo del sistema. Anche lui si prende le carte per andare a Vienna, professore, l'ultima domanda mi deve rispondere. E non mi può lasciare così. Non mi può lasciare così, porca miseria! Perché nessuno è capace di portare l'apparecchio? E lui mi dà una risposta che, credetemi, mi ha lasciato senza fiato e per 5-6 mesi non ci ho dormito sopra. Perché manca il nuovo libretto di istruzione. Ma chi è il suo libretto di istruzione nuovo? Per governare il mondo. Che cos'è? Per 5-6 mesi che battevo la testa, una nuova teoria economica, quello era un esperto in economia, non sapevo cosa fare. Quando? Illuminazione, Istanbul, convegno sulla grave crisi economica mondiale, invitano pure me, dico, vado. Tutti parlano la fame, la desertificazione, l'inquinamento. Gradirei parlare pure io, prego, o il generale, io parlo. E parlo della metafora. Dopo di me parla un professore somalo dell'università di Mogadiscio, candidato al premio Nobel, che mi dice: vi ho ascoltato a tutti? Interessante, avete detto le solite cose, la fame, bella la metafora del generale, mi è piaciuto moltissimo, complimenti, questa metafora che è diventato il nostro simbolo del movimento, bella, ma si metta bene in testa una cosa, generale, sia ben chiaro, questo libretto lo dobbiamo scrivere tutti quanti insieme, e no che voi venite con la vostra lercia democrazia che non attecchisce più nemmeno a casa vostra e ce la venite a portare a casa nostra. Tenete la palla per voi, questa monabari. Se noi dobbiamo fare questo libretto lo dobbiamo scrivere tutti insieme, e noi naturalmente siamo partiti in quarta e abbiamo scritto la Carta Universale dell'Umanità. Non è la Carta dei Diritti dell'Uomo, è un'altra cosa molto più profonda. Su 10 punti, ha un preambolo su 10 punti che dice come deve essere impostata la Carta che deve reggere tutto il mondo, che deve mirare soprattutto a creare la Confederazione Mondiale degli Stati. Ma qual è l'uomo? Una confederazione mondiale, tutti devono stare lì in questa grande confederazione, Russia, Cina, tutti quanti lì dentro, perché così ci possiamo confrontare meglio. Io ho detto, forse la fortuna vuole assistere agli italiani. Noi 2000 anni fa, signori, come impero romano abbiamo regalato l'ordinamento giuridico a tutto il mondo, e oggi il mondo mastica possesso, proprietà, tutti istituti giuridici, civili, eccetera, che abbiamo inventato noi. Bene, nel momento in cui tutti ritengono che l'Italia è una merda, l'ultima, nessuno la calcola, bammata, la Carta Universale dell'Umanità, e che viene fuori proprio dall'Italia. Siamo risorti come nostro Signore. Voi capite che è un grande progetto, no?
Noi non stiamo vendendo qui a dirvi vi regaliamo le noccioline, che mia cara e bella signora. Non siamo venuti, noi vi stiamo proponendo un grande progetto che farà dell'Italia il centro del mondo. Altro che mandare i nostri soldati in missione di pace, ma non se ne parla nemmeno. L'Italia si trasformerà nel paese della pace totale. Noi soldati armati non li mandiamo più da nessuna parte. Non li mandiamo! Avete bisogno di un infermiere? Eccolo! Avete bisogno di un medico? Eccolo! Ma non mi chiedete più soldati armati, perché noi ci teniamo in casa i soldati armati. E poi un'altra cosa molto importante, completo, l'Italia deve diventare il giardino ecologico. Abbiamo il più bel paese del mondo, che puzzolente, sporco, immondizia dappertutto, ste macchine che buttano gasolio, basta. Entro 10 anni tutto il parco automezzi deve essere sostituito con macchine pulite. Tutto deve essere pulito in Italia. Io signora, lei che mi ha seguito molto bene da lassù, dalla piccionaia, lei deve sapere che io quando torno a Palermo devo risentire il profumo della zavala. Quando le arance fioriscono, e noi che adesso sento tutt'altro che il profumo della zavala. Questo è il nostro grande progetto, il progetto della Repubblica Federale, l'Italia della pace, l'Italia del giardino ecologico. Per un progetto così vale la pena anche morire? Sì o no? Vale la pena impegnarsi per un progetto così? Sì o no? Sì. Se io vi proponessi una cavolata, ma vado a vendere pasta, ma vado a fare qualcosa. Ma io sono un artista. Io prima di tutto quando faccio quella musica, il mio cuore, quando io ho scritto quella Ave Maria, quella sera io tremavo quando ho fatto quella Ave Maria, perché stavo facendo quella lavoro. Io tremo quando faccio queste cose. E quando mi metto con i miei assistenti musicali, dopo che io do in là, metti il flauto così, il fagotto così, e dopo si voltano, posso chamare la neuro, generale, perché siamo pazzi. Generale, siamo pazzi, a fare questa musica, noi siamo pazzi, perché una musica di questo genere, e me l'hanno detto in tanti, non la fa nessuno. Quando Francesco Marchisani, e qui chiudo veramente, mi chiama nel 2004 e mi dice: maestro, ministro dei beni culturali della Chiesa Cattolica, signora, non Franceschini, non capisce niente, Francesco Marchisano, cardinale, ministro dei beni culturali, mi dice: venga maestro. E volevo dire che il 18 aprile del 1506 Papa Gregorio mise la prima pietra della Basilica di San Pietro. Se la senta lei di fare un oratorio per celebrare i 500 anni della Basilica, lei dovrebbe rifare in note ciò che Michelangelo Buonarroti ha fatto in pietra 500 anni fa. Sono rimasto senza fiato. Mi danno un onore così alto. Ho detto: ma Eminenza, perché proprio a me? La Chiesa Cattolica che si può rivolgere a tanti compositori? Perché lei è da ormai, a noi lo seguiamo da parecchio tempo, è da noi considerato uno dei più grandi compositori viventi. L'opera è stata eseguita dentro la Basilica di San Pietro. Prima di me sono entrati due autori, Mozart con il Requiem, Beethoven con la Messa Solenne, Pappalardo Antonio, Petrus Eni. Ma voi non lo sapete, mentre sapete che Benigni ha fatto la Divina Commedia, quella te la fanno vedere, che è una ciofega, che fra qualche secondo non l'ascolterà più nessuno, mentre la mia opera fra 200 anni, quando alzeranno la bacchetta Petro Seni, si alzeranno tutti in piedi ad applaudire. E se qualcuno vuol sapere com'è, siccome fare un'opera di quel genere costa intorno ai 40, 50, 60 mila euro per pagare l'orchestra, noi la possiamo proiettare. Una bella sala, belle casse, non queste che fanno schifo, delle belle casse acustiche. Io vi faccio sentire Petrus Eni, che ha fatto dire a Cecilia De Rocco, grande critica musicale: se un essere umano ha scritto sul Corriere della Sera è capace di comporre cose così straordinarie, allora vuol dire che Dio esiste. Non ho mai creduto in Dio. Ma da domani, dopo aver ascoltato Petro Seni di Antonio Pappalardo, devo credere in Dio. Ora, scusate, quando uno fa robe di questo genere,
può fare progetti di poco conto o deve proporre al popolo grandi progetti? Sarei un meschino, un miserabile. Ma come, lei fa Petroselli e poi ci propone che cosa? Il reddito di cittadinanza? Vabbè, no, vada, generale. Questo è il mio grande invito. Voi ricordatevi, in questo momento io non sono il generale, voi siete il generale, voi siete i proprietari dello Stato, i padroni, voi decidete cosa accadrà all'Italia in questi ultimi mesi. Vi aspetto il 10 maggio. 9:30, piazza Montecitorio. Se venite mi trovate con le manette, non vi preoccupate, non male. A me va a restare su. Le domande veloci. A che ora? Ore 9:30, piazza Montecitorio. Grazie, volevo solo dire che c'è una profezia che ho letto io tanti anni fa, che la rinascita dell'umanità partirà proprio dall'Italia. Non ho capito. C'è una profezia di cui ho letto tanti anni fa che afferma che la rinascita dell'umanità partirà proprio dall'Italia. Ne sono convinto anch'io. Io vi chiedo una cortesia, se volete miei libri, perché io scrivo parecchio, per esempio su questo corpo di Cristo, con questo soldato che era dentro la sua tomba, dov'è il corpo di Cristo, è una favola. Io ho scritto questo libro in un momento di era a Montello, camminavo, a un certo punto mi sono fermato, ma se a te generali di carabinieri vengono a dire che un uomo morto è uscito vivo dalla tomba, tu ci crederesti? Indagheresti, no? Mentre continuo a camminare, improvvisamente si profila una figura umana accanto a me. E chi costruisce? Mi vuole Giovanni Falcone, e lei che ci fa qui, il re di vivo? Io non l'ho chiamato, e se lei vuole scoprire dove è finito il corpo di Cristo, la facciamo insieme questa indagine. Bene, ci siamo seduti intorno a un tavolino, io, Falcone, Borsellino e il maresciallo Iacovella, e abbiamo fatto le indagini, interrogate Mario, Matteo, Luca, Giovanni, e è una cosa molto bella. Chi vuole le mie opere io ve le regalo, perché io non sono come, quando io faccio un'opera, chi entra in teatro non paga, io non sono come Grillo che si fa pagare 70 euro per chi va a sentire le sue sciamezze. Io non mi faccio mai pagare, è tutto gratis, come i libri che li mando, non voglio niente, per carità di Dio, vivo dei 1.000-3.800 euro con dignità. Chi vuole la roba basta che mi scriva Stampatello, perché poi non ci capisco nulla, mi scriva Stampatello, nome, cognome, la email, mi interessa la email, il numero di telefono tenetelo, perché non ho la possibilità di chiamare, non ce la faccio, materialmente non ce la faccio, però mettetemi la email lì e io vi manderò tutto quello che voi volete, anche un'opera, vi posso mandare giù. Chi vuole dare le mail al generale? Io la mia o Grazie.
24 ore, ci siamo, e si va a fare la luce, è molto grande.